Eccomi tornata finalmente con un nuovo video e oggi voglio mostrarvi dei prodotti make-upposi. Si tratta di una collaborazione con Garden Cosmetics che mi ha inviato tre ombretti, tre rossetti, un blush e tre smalti. E sono insomma contenta di farveli vedere. Tutto quanto l'ho già provato, tranne i rossetti perché cioè, li ho provati, ma non ne ho ancora testato effettivamente la durata. Quindi, diciamo, una vera e propria review ve la farò più avanti di queste cose. Inizio subito mostrandovi i prodotti perché sono delle cose davvero wow, soprattutto alcune. Inizio secondo me dai pezzi forti veramente, che sono gli ombretti. Il primo ombretto che vi voglio mostrare è il numero 4 ed è questo ombretto qui con tutte queste questi riflessi, queste pagliuzze all'interno. È di base dorata e ha delle perlescenze all'interno color rame, come vedete, che a seconda di come appunto viene presa anche con il pennello si notano di più o di meno. Essendo degli ombretti cotti, possono essere usati sia da asciutti che da bagnati. Qui in basso lo vedete applicato da asciutto, mentre in alto lo vedete applicato da bagnato, che io lo preferisco nettamente perché, come vedete, rimane anche più omogeneo, assume anche più un color oro colato che oro classico ed è esattamente quello che ho indosso oggi. E per un trucco comunque soft, cioè vedete con una riga di eyeliner, è veramente molto bello perché rimane molto luminoso. All'interno sì, ci sono glitter, ma secondo me anche da giorno, poi sarà che io non sono fissata solo per il total look matte, quindi a me piace usare ombretti shimmer anche di giorno, ovviamente ben modulati, però ovviamente sono gusti questi. Questo qua comunque è lo swatch da asciutto e da bagnato. Il secondo ombretto, wow, veramente, è questo, che è il numero 10. Ed è questo grigio argento veramente pieno pieno di pagliuzze argenta dall'interno. Anche questo vi faccio vedere lo swatch da asciutto e da bagnato. Da asciutto è questo qua sotto, da bagnato è quello in alto. La cosa che mi piace tanto di questo argento, che non è una cosa facilmente, che si trova facilmente negli ombretti di questo colore, è che non vira particolarmente al grigio. Purtroppo molti ombretti argento solitamente virano troppo al grigio perla, al grigio scuro, mentre questo è veramente un argento puro. Nel caso se si usa da asciutto, vedete che rimane anche un pochino più sobrio, diciamo, mentre da bagnato si vedono veramente tantissimo le pagliuzze argentate all'interno ed è veramente bellissimo. Infine, il mio preferito in assoluto, l'ho lasciato per ultimo apposta, è il numero 2 ed è questo grigio piombo, grigio scurissimo con all'interno, io spero insomma renda, e una marea di glitter multicolor. È un qualcosa di straordinario. Io vorrei farvi uno smoky, un tutorial smoky con questo ombretto. Fatemi sapere giù nei commenti, insomma, se vi può interessare. Qui è veramente stupendo sia da asciutto che da bagnato, non c'è veramente nulla da dire. Da asciutto rimane, che è questo qua sotto, un colore sì pieno, ma da bagnato, come vedete, risulta molto più pieno. E all'interno ci sono questi glitter multicolor che lo rendono davvero un ombretto fenomenale. All'interno si vedono dei glitter viola, argento, blu, ma è veramente stupendo questo ombretto, veramente top. Avendoli già provati, voglio dirvi giusto due cose su questi ombretti. Sono veramente fenomenali, sono di colori bellissimi che mi hanno lasciato senza parole. Devo dire anche la verità, sapete che su questo sono molto onesta, cioè vi dico sempre quello che penso. All'inizio non gli davo una lira, non lo so, non mi ispiravano particolarmente vedendolo così, tipo questo, no? Pensate che poi però applicato sarà un banale oro, invece in realtà è veramente stupendo. Una cosa purtroppo che devo dire, che è molto, sono tutti e tre molto polverosi, questo c'è da dire, però. Certo, consiglio di fare prima il trucco occhi in questo caso e poi la base, perché se andate a fare prima la base e poi usate questi ombretti ve la rovinate sicuramente perché spolverano veramente tantissimo. Però
Però sono degli ombretti davvero bellissimi il colore, e oltretutto a me durano perfettamente tutto quanto il giorno senza andare nelle piaghe. Altro prodotto è un blush, e è questo qui con questo pack dorato davvero molto bello. È la colorazione 14, e questo dal pack lo capite da sole che è davvero molto molto polveroso. È caduto anche il pennello. È un colore bellissimo che sto usando davvero tanto, ed è anche quello che indosso oggi, ma è di un polveroso allucinante, ragazze, veramente tantissimo. Quindi questo io ci tengo a dirvelo, vi ripeto, a me il colore piace da morire, ricorda vagamente Orgasm di NARS. È questo color pescato qui con all'interno tantissime pagliuzze dorate. Allora, anche qui c'è da dire, e ve lo faccio vedere un pochino meglio, eccolo. Le pagliuzze dorate all'interno si vedono e si notano comunque sul viso. Io non so se comunque dalla video si riesce a capire che ho un blush luminoso addosso. A me piace tanto, usato anche di giorno, ovviamente sempre con modulazione. Non ha quei glitterozzi evidenti all'interno che disturbano. A me piace tantissimo, e devo dire che anche la durata non è male. Ai tre rossetti sono tutti e tre con questo pack dorato. E hanno tutti e tre un finish leggermente perlato luminoso. Alcuni non li definirei proprio perlati. Parto da quello che a me piace meno. Allora, questo qui è il primo rossetto che vi voglio far vedere. Non c'è il numero purtroppo, ed è questo rosa perlato, veramente tanto perlato. Ed è quello che mi piace ovviamente di meno, perché trovo che invecchi, non lo so, è il classico rosa perlato che secondo me invecchia. È bello se vi piace appunto questo tipo di finish, perché poi sulle labbra, a parte che hanno tutti e tre questi rossetti un profumo buonissimo, e sulle labbra poi comunque molto scorrevole, sono confortevoli, quindi nulla da dire ai rossetti in sé, ma alla colorazione questa proprio non mi piace. Il secondo rossetto che vi mostro è il numero 37. Ed è questo fucsia con una punta di viola all'interno, anche questo perlato, ma devo dire che mi piace già di più, perché le perlescenze si vedono, perché si vedono, ma le trovo già molto più portabili. Non so poi voi cosa ne potete pensare, insomma, fatemi anche sapere nei commenti. Però effettivamente ha un colore secondo me già molto più bello. Infine, questo qui è il numero 317. Ed è il mio preferito, ovviamente super rosso, è veramente un bel rosso acceso pieno. Questo qui io non lo definirei proprio perlato, io non so se riesco magari a farvelo capire bene dallo swatch, ma è tipo luminoso, cioè nel senso non è il classico rosso, cioè anche dalla video secondo me si nota che è più acceso, come fosse proprio più luminoso. Sì, così è. E mi piace tanto perché dà proprio questo tocco di luce, di colore, insomma, al look, e devo dire che non mi dispiace affatto, e tra i tre assolutamente è quello che preferisco. Infine mi hanno inviato tre smalti. Il mio preferito in assoluto è questo qui, che è il numero 150, ed è un bellissimo rosso bordeaux che ho già testato, e devo dire che anche la durata è stata ottima per la mia solita durata degli smalti, è durato di più degli altri. E mi piace veramente tanto, ottima stesura e un'ottima consistenza, devo dire che mi è piaciuto. Altri due smalti che onestamente ancora però non ho provato sono questo qua blu, che è il numero 135, ed è un bel punto di blu che mi piace tanto e ha delle perlescenze all'interno, devo dire che è davvero molto molto carino. E poi questo bianco perlato, che è il numero 310, ed è tra tutti e tre quello che preferisco meno, ma proprio perché io in realtà e non mi so vedere con le unghie troppo chiare, quindi questo è più un problema mio. Ed è appunto questo bianco perla. E niente, ragazze, questi erano i prodotti della Garden Cosmetics che ho avuto insomma il piacere di provare. Fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più, insomma, anche adesso swatchato, cosa vorreste vedere in un tutorial, perché vi ripeto, io vorrei troppo fare un bello smoky con questo ombretto, perché secondo me viene top. Fatemi sapere, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!